Ciao a tutti, sono Yolanda e per questa settimana ho deciso di preparare una porcata unica nel suo genere. Ho chiamato il mio panino McFrill. Beh, per una stronzata che ho detto in un video precedente che vi linkerò qua sopra. Comunque, per la preparazione degli hamburger, che poi in realtà io faccio più delle polpette con la forma di hamburger, utilizzo della cipolletta fresca, dei pomodorini. In questo caso io ho utilizzato del pan carré, il cuor di pane, però voi potete utilizzare quello normale, se avete anche quello con i bordi va bene, della la mollica del pane in alternativa va bene anche. Insomma, quello che avete lo potete aggiungere con del latte e poi ho messo del parmigiano, del pecorino e la carne, ovviamente. Io faccio in media per ogni 100 grammi di carne una fetta di pan carré, però cioè, più o meno mi regolo su questa proporzione. Da quando ho scoperto il pan carré con latte all'interno delle polpette che gli dà una morbidezza unica, quando le preparo lo utilizzo sempre. Mischiate tutti gli ingredienti insieme, unite la carne e formate appunto questi hamburger. Successivamente preparo il bacon, semplicemente lo faccio arrostire in padella. Lo cotto a fuoco vivo circa un minuto e mezzo per lato. Thank you.
Dopo il bagel, nel turno del pane, io prendo semplicemente dei panini, li taglio a metà e li faccio scaldare. Io ho utilizzato il multifer in questo caso, ma potete scaldarli anche al forno. Vi sconsiglio di piastrarli perché altrimenti diventano delle sottilette disgustose. Ho condito l'insalata semplicemente con della salsa allo yogurt. Io ho comprato questa, ma voi ovviamente come sempre potete utilizzare quella che preferite. Infine, passo alla cottura degli hamburger che ho semplicemente arrostito in una crepiera. Metto sull'hamburger caldo una fetta di provola e adesso procedo con l'assemblaggio del panino. Metto sulla base un po' di salsa hamburger, potete utilizzare quella Calvé che trovate in tutti i supermercati, oppure se avete la possibilità di andare da Lidl quando c'è la settimana americana, io vi consiglio di comprare questa perché non esistono salse così buone, cioè nessuno produce una salsa buona come quella. È deliziosa, non ha niente a che vedere, però in alternativa se non ce l'avete potrete comprare quella Calvé. Dopo la salsa potrete inserire all'interno del vostro panino l'hamburger, l'insalata e il bacon. Il vostro panino è pronto. Io come contorno ovviamente ho preparato anche delle patate che ho fritto nel multifree e questo è il risultato finale. Io spero che vi sia piaciuto. Vi consiglio di farlo questo panino perché è buonissimo. Vi consiglio di fare tutte le ricette che preparo perché ovviamente se le faccio vuol dire che mi piacciono. E basta, con questo io vi saluto. Alla prossima.